oggi si parla, e lo sappiamo grazie alla Smart Control Room, i residenti veri a Venezia sono 30.000. Se meno di 50.000 residenti vi sembrano pochi, pochissimi per una città che fino a qualche decennio fa ne contava più del triplo, gli abitanti di Venezia in realtà sono ancora meno, molti meno, dice il consigliere comunale di opposizione Marco Gasparinetti, secondo ciò che si osserva dalla Smart Control Room del Tronchetto. Smart Control Room è un giocattolo costosissimo da cui il sindaco e la giunta controllano la città e durante il lockdown e nei periodi anche successivi, grazie a un accordo con Telecom Italia, hanno potuto contare quanti erano i residenti veri presenti in città, quanti erano i turisti, da dove venivano i turisti. Gli altri 20.000 chi sono? Quelli che mancano all'appello. Gli altri sono finti residenti e lo sappiamo perché la Polizia Municipale, che va a consegnare le tessere elettorali, al terzo tentativo rinuncia e dovrebbe essere cancellati dall'anagrafe della popolazione residente. Sono residenti solo per non pagare l'IMU e per pagare meno bollette perché le tariffe sono differenziate a seconda che sia prima o seconda casa. Rimanendo ai dati ufficiali, Matteo Secchi e gli attivisti di Venezia.com hanno iniziato ad aggiornare al ribasso, a colpi di scotch, la cifra dei residenti di quello che in comune si chiama centro storico. Ma i problemi di spopolamento ci sono anche in terraferma. Venezia perde abitanti, ma perdono abitanti anche in terraferma. Cioè, non si capisce perché. Cioè, un territorio che perde abitanti è un territorio che sta male, ha qualche problema o no. Perché, cioè, se gli abitanti aumentano vuol dire che è un territorio ricercato dall'abitante, ma se lo perde, non si capisce. Venezia comunque rimane affollatissima di turisti, agli alberghi aperti in ogni dove si somma un numero crescente di appartamenti censiti come affittanze turistiche, un settore a cui chi agisce nel pieno rispetto delle regole si affianca anche a chi non lo fa. Io vorrei che fossero fatti dei controlli un attimino più accurati, perché qua c'è gente dappertutto. La mia fidanzata abita in una calle in cui è rimasta l'unica veneziana, 19 appartamenti a uso turistico, e lei sola lì, cioè, mi sembra un po' sproporzionato.